faccio un esempio di carattere merceologico librario. Tutti i librai con cui ho lavorato, in particolare quello che, appunto, che ho lavorato maggiormente appunto a Roma, mi dicono che quando si fa una fiera di libri, in qualsiasi parte d'Italia tutti i banchetti espongono libri usati, libri nuovi, libri di cucina, libri di antiquariato, eccetera, eccetera. Nel momento in cui, dopo una serie di anni di fiera del libro, c'è un espositore che espone francobolli, o c'è un espositore che espone stampe antiche, l'anno successivo gli espositori di stampe antiche di francobolli diventano 3, diventano 4, dopodiché il libro diventa la specie divorata e l'oggetto merceologicamente più potente prende il possesso della fiera. Quindi esistono queste cose, non è un darwinismo d'accatto, e il romanzo di fatto noi lo vediamo funzionare così. Entrando dentro che cos'è il romanzo tipo, in qualsiasi banco di libreria, noi siamo una libreria che fortunatamente è molto, molto più aperta, ariosa e soprattutto libera da questi schemi in tante altre, ma se noi andiamo, prima sono passato perché ho sbagliato a fare una strada, mi sono trovato davanti a una libreria nel supermercato e mi sono trovato all'ingresso, ovviamente l'indicazione del bestseller è quella che sta più verso l'uscita perché il lettore deve trovare una certa serie di cose, però anche entrando all'interno e quindi andando a selezionare e trovandosi a cercare un po' degli scaffali un po' più avvertiti in termini appunto di varietà, ci si trova comunque di fronte a romanzi, soprattutto se italiani, ma anche inglesi assolutamente, per quel che è la mia conoscenza, le cui prime pagine aperte non ci dicono niente di nuovo. Cioè non c'è nella sintassi, nell'incipit, nel niente che non faccia riferimento a una set di possibilità mie di essere comunque sì stupito, colpito, attratto e quindi di essere considerato un cliente che compra, che io non conosca già. Probabilmente questo succede anche con la poesia. Un lettore strepitosamente smaliziato in tutta la poesia mondiale troverà in tutti i libri, miei inclusi ovviamente, degli elementi di familiarità, ma nel romanzo questo, forse proprio perché questo è anche il suo limite, visto che la forma più diffusa è anche il genere che di fatto ha quantitativamente, statisticamente più presenze, quindi più produzione, quindi statisticamente possiamo dire che è un range maggiore rispetto ad altri generi, ha effettivamente di fatto la maggior quantità di rischio di cadere nel cliché. E a mio modestissimo avviso, io sono anche uno dei lettori del Daedalus, del Pordenone Leggere, solitamente ho sempre difficoltà a votare un romanzo, perché anche non essendo uno strepitoso lettore di romanzi, tentando di esserlo, vado in libreria e rimango invariabilmente deluso. Probabilmente quello che io cerco come lettore, adesso parlo veramente come lettore, come scrittore la cosa è conseguente, nel senso che poi io come scrittore non riesco a non mettermi in un'ottica di volontà di creare la differenza da quello che è appunto quello che leggo, ma in un'ottica di lettore io mi trovo sostanzialmente, a parte alcuni classici, effettivamente a constatare una qualità monocorde della... Quindi è più un discorso di qualità che appunto quello che noi ci eravamo avventurati a ipotizzare riguardo il tempo e lo spazio. Cioè, è proprio un fatto di ricerca o di originalità, un modo per colpire, diciamo, il lettore che tu non vedi assolutamente. Poi è vera un'altra cosa, cioè è vero che io mi lascio molto facilmente scoraggiare appunto dalla tessitura linguistica, e questo probabilmente è un mio limite, però è vero che il romanzo di suo costituisce occasioni di senso nella lunga durata. E alla fine dell'Educazione sentimentale di Flaubert tu non capisci perché il personaggio non torna a Parigi, perché questa donna è lasciata sola, perché cioè, sta succedendo qualcosa che ti fa crescere nel tempo, nelle decine di pagine che tu attraversi, un senso d'angoscia che appunto in maniera magistrale, che non è soltanto esito di doti di stile, ma anche semplicemente la quantità delle pagine che passano e il tempo materiale che tu ricostruisci dentro di te, che fa parte della vita dei personaggi a cui ti sei affezionato, che ti fa stare male e bene e ti dà un pacchetto di senso che tu spendi dentro di te, che è trasmissibile, eccetera. Quindi è chiaro che il romanzo è un oggetto della lunga durata e che comunque a cui bisogna sapersi abbandonare.
E quindi adesso posso anche tranquillamente dire che magari è una mia mancanza di mio abbandono al flusso. Forse perché il romanzo, magari, visto quello che hai detto tu, è un'arte che abita il tempo, esatto. Ha bisogno di tempi lunghi. Questo magari, anche la poesia è un'arte che abita il tempo, però magari per la tua scrittura la tua scrittura è abitata invece da un tempo talmente collassato e sottratto che quindi, non può permettersi di spiegarsi ha così tanto sottratto che deve avere degli immediati punti di appiglio, forse. Allora sì, ha bisogno di una concentrazione che il romanzo invece può permettersi di non avere, perché funziona su altre dinamiche. Su altre dinamiche, esattamente. Al di là poi della qualità, insomma, del mainstream. Ecco. Esattamente. Sì, secondo me abbiamo toccato dei punti interessantissimi partendo da questo punto, tra cui anche appunto il discorso politico, su cui magari torneremo più avanti. Ovviamente il tempo è tiranno. Si suol dire, per dire una frase fatta. Però ancora prima di arrivare a questo tema interessante, politico, c'è un'altra osservazione che forse più mia personale, ma comunque è stato oggetto di discussione fra di noi. Sicuramente, insomma, già dal titolo, in Shelter si vede questa vena di dolore che attraversa le parole e lo spazio testuale. Però, appunto, prima parlavi anche di resistenza, no? E volevo sviluppare ancora un discorso che, diciamo, un tema che tu avevi già accennato in precedenza, cioè questo mettere al centro il lettore, che secondo me è anche molto politico, no? Però cambia anche la connotazione del testo stesso, perché nonostante comunque esprima questo dolore, secondo me, che si sente, cioè tu dici non c'è molto, cioè non è più tanto mio quello che ho scritto, anche se c'è molto di me, in realtà io forse anche per la mia sensibilità sento anche molto di te, però proprio sembra che comunque nella tua poesia ci sia anche una resistenza, cioè il fatto che l'autore, leggendo la tua poesia, leggendo il tuo testo, sia portato, proprio per questa sperimentazione che c'è nel linguaggio, a dover lavorare lui stesso per cercare di rappresentarsi quello che sta leggendo. Ecco, io qui ci vedo, tu parli anche di attenuazione di assertività, mi piacerebbe, sempre leggendo tra i tuoi saldi, mi piacerebbe anche che spiegassi un po' questo concetto. Ecco, sì, attenuazione di assertività, però io vedo, forse inconsapevolmente di te, però, o forse consapevolmente, in realtà un forte messaggio, diciamo, per quello che fa proprio l'oggetto libro. Cioè, in una società in cui, appunto, ci dicono chi essere, quindi fondamentalmente stiamo male perché non sappiamo chi siamo, tu dici no, lettore, di tu chi sei, fondamentalmente, cioè pensa tu, cioè io non sono altro che un mezzo, che un filtro per far esprimere la tua essenza, il tuo sé. E quindi niente, sì, adesso ti ho un po' messo tanti argomenti tutti insieme, però se potessi chiarirci questa cosa mi interesserebbe molto. No, ti ringrazio di questa domanda, perché tra l'altro mi dà proprio modo di definire quelle che sono poi delle differenze interne nel complesso delle altre cose scritte, tra cui adesso sto pensando alcune cose che stanno in prosa, che è questa antologia pubblicata sempre nella collana Fuori Formato per le Lettere e che è uscita nel 2009, e in un altro libro recente pubblicato per Polimata che si intitola Quasi Tutti. Lì, ecco, effettivamente l'attenuazione dell'assertività è un elemento cercato attraverso la ossessiva, un po' anche dispersiva, raccolta di materiali, soprattutto dalla rete, da esperienze esterne altrui, che diventano un discorso diversamente politico, anche lì politico, però effettivamente con una frammentazione così alta del detto che è difficile ritrovarci, rintracciare di nuovo la firma dell'autore. Ecco, in questo senso prosa in prosa, perché lo scalino poesia, il punto di differenza è molto profondamente attenuato. Mentre questi libri qui sono fortemente assertivi, hai ragione nell'osservazione, e un caso che insieme, forse mi capitava proprio di rileggerlo recentemente, e appunto adesso se lo ritrovo lo leggerei adesso, da La Casa Esposta, un caso di allegoria cava, che appunto su cui mi piacerebbe ritornare, è quello che vado a leggere.
leggere adesso, che ci dà modo anche proprio, io penso, insomma, spero abbia senso come tale, di appunto constatare come nella denotazione più piana, più lineare, possa nascondersi, io almeno quello che mi auguro, insomma, da lettore di un testo del genere lo troverei plausibile, sensato, una latenza che sta a me come lettore colmare. Quindi, in questo senso, allegoria cava, e appunto su un livello denotativo, non connotativo, cioè su un livello di estrema però apparente linearità, quindi un'altra forma in realtà di connotazione, un'altra forma di discesa in profondità. Però il primo strato dell'allegoria è estremamente piano, si dimostra poi essere cava e si dimostra avere un ulteriore senso che può essere interessante indagare. Leggo il testo senza far molte chiacchiere, è pagina 54 della casa esposta. È una sezione che si intitola Il segno meno, che è una sezione che riprende il libro che aveva lo stesso titolo, che era stato pubblicato nel 2003. Torna adesso dalla visita, dall'ospedale. Lì in casa è come al solito, e anche rispettando a memoria gli anni in retta, è tutto, dice, come più dissolto, abiti portati come stracci e stracci come abiti, verso il casamento, freddo il doppio, i colpi spaziati, i cacciatori, i calchi radi, il piombo ricade poi avanti e spinto sul fondo del porcile che tiene brina corsa tra le forre secche in cima, i rami ridiscussi dalla chiusa, un cerchio nero di mosche, di formiche con le ali nelle particole, carbone della posa. Fa una foto mentale al tono giallo, la polvere che il giorno sta macchiando, nuvola più mite sopra la finestra a specchio, nuvola su un'incandescenza inutile. Ricontrolla le carte, le analisi già numerate, i valori sbagliati nel sangue. Ecco, sul piano della bidimensionale, di un ritorno da una visita in cui si constatano dei valori sbagliati nel sangue, abbiamo un testo che dal primo all'ultimo verso torna adesso dalla visita, ricontrolla le carte, l'analisi già numerate, i valori sbagliati nel sangue, ha come incipit e come chiusura la constatazione banale che si può fare avendo un problema di salute anche serio, e una parte centrale che è un ritorno in una casa con delle difficoltà, cacciatori che sparano, un porcile, il piombo che ricade, le particole della posa, fa riferimento tra l'altro a una prosa molto bella di Leopold Farg, con questo il cerchio del latte rimasto nella ciotola che è stata consumata da un animaletto, una prosa tra le pochissime tradotte da questo autore di inizio Novecento in italiano. E quindi, diciamo, le ordinate, le ascisse, la bidimensionalità del testo sono abbastanza, insomma, individuabili e lineari, però i valori sbagliati nel sangue può anche significare un'altra cosa, può anche significare avere ereditato dei valori sbagliati, avere dei valori sbagliati nel sangue, cioè essere comunque l'esito di un errore familiare, di un problema che prescinde dalla contingenza. E quindi, ecco, banalmente, il mio esempio è finito, non c'è niente, non c'è molto di più. Però, ecco, questa latenza, questo scacco nero tra due caselle bianche, cerca di dire al lettore, riempi se vuoi questo spazio con questa possibilità di lettura ulteriore, anche perché ricontrolla le carte, poi c'è anche le analisi, ma ricontrolla le carte può essere anche un'esortazione, non è soltanto una terza persona singolare che sta ricontrollando le carte. Quindi prima parlavamo del possibile margine di resistenza che c'è, infine a quanto pare questo margine di resistenza che può essere attivato può esserlo solo in presenza di un lettore che accetti di entrare nella sfida testuale del tuo libro, e quindi di percorrere questi frammenti cercando di ricostruire magari la storia di un luogo come per la casa esposta o le varie storie personali dei personaggi che abitano, cioè insomma è qui che